Ragazzi sognavano il colpo grosso per raggiungere il Perugia in quart'ultima posizione ad una sola lunghezza dal Piacenza in zona salvezza. Con il pareggio, osservava il tecnico di Trastevere alla vigilia, potremmo considerare dimezzato lo svantaggio dal quint'ultimo posto nel volgere di due sole settimane. Sono queste le indicazioni al momento di scendere in campo. Nella Sampdoria, come previsto, è assente Mannini e Franceschetti è considerato in infermeria per influenza. Nel Cagliari è emergenza assoluta, con Silva e O'Neill in Uruguay, Tinkler in Sudafrica, Vega al Tottenham, Pascolo e Minotti in sede. Mazzone conferma la coppia di esterni con Pancaro e Bettarini, quella di mediana sortita con Sanna e Berretta. L'attacco è una sola punta con Tovalieri, che può contare sul sostegno di Muzzi e Cozza. Le novità rispetto a domenica scorsa sono Scugugia e Lonstrup. Al fischio d'avvio ci si accorge che la Sampdoria vuole risolvere al più presto la formalità che gli impone la penultima del girone d'andata. Il Cagliari rimane schiacciato nel suo centrocampo. Richiama indietro anche Cozza e Muzzi. Tovalieri è assolutamente isolato in avanti. Batti e ribatti, dopo un salvataggio sulla linea di Lonstrup, va in gol al 27esimo la bella squadra di Eriksson con Carambò, che devia sotto misura sul cross di Mihajlovic. Il Cagliari esce fuori dal guscio, reagisce timidamente e si segnala a Tovalieri, che entrato in area preferisce l'assist per Muzzi, valutato in fuorigioco dall'arbitro Boggi. Al 39esimo ha un'occasionissima con Cozza, ma salva sulla linea di porta con Ferron fuori casa Sacchetti. Al 43esimo, dopo una perentoria percussione di Muzzi, generosissimo come sempre, realizza Tovalieri. Il Cobra si fa quindi perdonare l'ingenuità di qualche minuto prima. In apertura di ripresa la Sampdoria si riporta in vantaggio approfittando di una ingenuità difensiva cagliaritana sulla punizione del solito Mihajlovic e la deviazione vincente del giovane Carparelli. Mazzone si gioca il tutto per tutto, irrobustendo il pacchetto offensivo con l'innesto di Romero al posto di Cozza. Un attimo prima, protagonista di una bella combinazione con Bettarini e Tovalieri, che si fa anticipare da Sereni, che ha sostituito Ferron. Si supera Abate sulla violenta punizione di Mihajlovic. Subito dopo il Cagliari rimane in 10 per l'espulsione di Berretta, vittima di una doppia ammonizione. È veramente finita, perché la Sampdoria triplica il conto con Montella. Vanno fuori Romero e Carambò, ma l'uruguaiano è innocente. Dalla panchina cagliaritana spunta Bressanna, che sostituisce Muzzi. Eriksson richiama Carparelli, che lascia il posto a Salsano. La Sampdoria non si placa e fa tremare il palo alla sinistra di Abate con una punizione di Veron. Dopo una conclusione di Tovalieri, Mazzone fa esordire Taccola al posto di Sanna. Lonstrup va a dare una mano al centrocampo, mentre il neoacquisto si affianca a Villa e Scugugia. Si chiude con la Sampdoria all'attacco e Abate, che si supera su una sventola ravvicinata di Balleri. Ma niente può l'estremo difensore cagliaritano sul quarto gol di Montella. Ieri notte la sconfitta più umiliante della stagione. Domenica arriva il Milan, che si annuncia in ripresa. Per i rossoneri saranno fuori gioco Maldini e Weah, infortunati, ed Ezzelli squalificato. Nel Cagliari si moltiplicano i guai. O'Neill si è infortunato a Montevideo in allenamento al ginocchio. Berretta, Romero e Muzzi saranno squalificati. Li conosco tutti, sono quelli della Sampdoria, sono più forti di noi, li abbiamo trovati nel momento di grande condizione, siamo riusciti nel primo tempo a contenere, poi rifà questo bellissimo gol di Tovalieri, io gli voglio fare i complimenti, non solo per voi ma anche per la prestazione fatta, poi pronti via nel secondo tempo abbiamo reso sto gol subito e questo ci ha creato dei problemi enormi. C'è una differenza di valori, c'è una situazione in questo momento di grande forma dalla parte di questa Sampdoria, perciò prendiamo atto di tutto questo. Sono contento che Carambò non si sia fatto male, faccio tanti auguri di fronte a guarigione. Questo è uno. Un altro rammarico che mi disturba, che diciamo questa serie di squalifiche e di assenze che avremo con il Milan, ogni domenica dobbiamo sempre inventare una nuova formazione, speriamo che piano piano di trovare quella giusta, anche se sarà molto difficile perché di volta in volta cambiamo sempre. Il grande impegno, grande voglia di fare bene, però diciamo ci sono dei valori superiori ai nostri. Pancaro, Cagliari in partita fino all'espulsione di Berretta? Ma diciamo che loro ci sono stati superiori, hanno giocato meglio, hanno mantenuto le premesse della vigilia, noi sapevamo di affrontare una squadra in ottima salute sul loro terreno di gioco, che non è mai facile. Per poter magari riuscire a portare a casa qualcosina dovevamo tirar fuori noi una prestazione super, cosa che non c'è stata, perché forse siamo stati pochi in partita, vuoi per merito loro e vuoi per qualche mancanza nostra,
penso che hanno vinto meritatamente, bisogna dimenticare e pensare alla prossima. Pancaro quindi ha detto vittoria meritatissima della Sampdoria e il Cagliari non è mai entrato in partita. Sì, la Sampdoria ha giocato molto bene la prima mezz'ora, il Cagliari invece l'ultimo quarto d'ora del primo tempo ha fatto subito il gol del pareggio e ci ha messo sotto. Nel secondo tempo la Sampdoria è entrata caricata per voler fare il risultato, guardando i risultati delle partite di oggi pomeriggio, sapendo che vincendo andavamo al secondo posto e era già un punto della classifica buono. Tu sapevi che c'era una storia tra Cagliari e Sampdoria dove la Cagliari ha sempre fatto una bellissima figura? Questo sì, dicevano che il Cagliari è sempre stata la bestia nera della Sampdoria, noi sapevamo questo, allora siamo arrivati caricati per fare il risultato, per vincere contro il Cagliari.